Amici della Voce dello Spettacolo, ripartiamo con questa intensa stagione di appuntamenti legati al mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro e della televisione. Non possiamo non ripartire da una trasmissione di successo di Rai 1 che tornerà in onda da venerdì 11 settembre, Tale quale show, condotta da Carlo Conti, con nuovi protagonisti, tutti VIP, personaggi dello spettacolo, che sono pronti a mettersi in gioco e ad esibirsi. Carlo Conti, da venerdì 11 settembre riparte Tale quale show, un programma che arriva alla sua quinta edizione. Quinta edizione e sarà Tale quale. La vera novità di quest'anno è che il programma si chiamerà Tale quale perché vanno in onda le altre puntate dello scorso anno Tale quali. Non si cambia nulla, vanno in onda. No, scherzo, ovviamente si scherza, Voce dello Spettacolo. 12 nuovi protagonisti, musica, allegria, divertimento, speriamo di poter far divertire il pubblico da casa. Ascoltiamo proprio la voce dei protagonisti di questa quinta edizione di Tale quale show. Massimo Lopez, nuovo concorrente della quinta edizione di Tale quale show, prontissimo quindi. Sì, pronto in un programma che mi diverte, mi sembra di essere a Luna Park proprio, come un bambino che ha voglia di giocare, e questo è, credo che sia lo spirito migliore, quello di giocare così, perché se là devi provare a fare delle cose che non scegli di proposito tu, ma che quindi è diverso, no? L'approccio con l'imitazione, prova a fare questo e tu lo devi fare, è divertente. Ritroveremo Gabriele Cirilli nella quinta edizione di Tale quale show, prontissimo. Che vuoi di più dalla vita? Tale e quale show con Carlo Conti, sempre col fratellone, eh? E viva Carlo Conti, ma quest'anno grandi sorprese, perché le mission quest'anno saranno di una difficoltà, dovrò cercare di corrompere dei VIP, dei personaggi dello spettacolo per farli venire a esibirsi con me durante la trasmissione, chissà alla prima chi ci sarà, boh. Sarà veramente tutto top secret e lo scopriremo da venerdì 11 settembre. Venerdì 11 settembre saprete quale personaggio farà insieme a me la mission. È un duo, la mission che dovrò interpretare sono due persone, maschio e femmina, ma non posso dire altro, è la curiosità, guardate la trasmissione. Giulia Luzzi, allora da venerdì 11 settembre partirà questa bella avventura? Si parte, un po' emozionata, però anche molto molto carica e con tanta voglia di divertirmi, di dimostrare questa parte un po' più autoironica, no? Perché se non ci si diverte in questo programma non si arriva assolutamente, secondo me. E proprio il divertimento è all'ordine del giorno con Tale quale show? Beh, assolutamente, se non ti metti in gioco e non veramente abbandoni i tuoi panni per vestire quelli di altri personaggi e cantanti, non arrivi. Gigi Proietti, new entry in questa quinta edizione di Tale quale show per la giuria. Soddisfatto di questa scelta? Sì, e non vedo l'ora che cominci perché sono sicuro che mi divertirò molto, però se siamo amici con Lippi, con la Goggi, e poi è un programma che seguo quando da casa, sempre quando sto a casa me lo vedo, e un paio di volte sono venuto ospite qui in giuria e mi sono molto divertito stando qua, c'è un clima rilassato, divertente, e poi si assiste a delle performances di altissima qualità, che coinvolgono poi il lavoro dei truccatori, insomma sono contento di questa cosa, di questa scelta. Vogliamo raccontare come sei arrivata qui in questo programma? Come sono arrivata? È arrivata una telefonata, è arrivato un invito a fare questa trasmissione, come dire di no a Carlo Conti, per cui mi sono presa una settimana per pensarci, la seconda settimana, insomma non è stato semplice perché comunque poi da cantante mettersi nei panni di altri cantanti è ancora più difficile, per cui l'ho presa davvero come un gioco, come un divertimento, come si è detto prima in conferenza stampa, e allora divertiamoci. Insomma, entusiasmo, divertimento e tante emozioni all'interno di questo programma. Assolutamente sì, soprattutto gioia perché sono all'interno di una cosa così bella, così
non so, mi sembra di essere veramente in un gran bel, anzi no, senza sembra, è un gran bel varietà, come si faceva una volta, con tutti, veramente con tanta serietà, è un carrozzone serissimo, è una struttura veramente forte, è una grande, anche questa è una frase che si dice sempre, però è vero, è una responsabilità, perché è un programma di successo, perché sono tutti veramente bravi, gli artisti, soprattutto quest'anno veramente mi hanno... Grazie per questo cast di persone incompetenti e niente, quindi sono felice, mi sento come se mi avessero dato un premio, ecco, facendomelo fare. E qui abbiamo Laura Freddi che è una delle protagoniste di questa nuova edizione, un pizzico d'emozione si fa sentire sempre però. Pizzico è fin troppo poco, direi tantissima emozione. Veramente, come dire, un sogno che si sta per realizzare e ritrovarmi su questo palco in questo momento mi fa respirare già l'aria, insomma, di quello che sarà la prima puntata, quindi grande emozione, ma anche assaporare qualcosa di bello che sta per succedere, no? Poi con Carlo Conti e con la grande squadra della Rai è sempre un piacere e un onore esserci. È assolutamente un onore, è un grande piacere, ma ci sarà tanto da imparare. Io, siccome sono una che ha sempre voglia di crescere, insomma, di imparare a fare cose nuove, per me questa, a parte il canto e il ballo, insomma, che un po' già con i quali un po' avevo già confidenza, è imitare, non l'avevo mai fatto e sto cercando di imparare a fare anche questo. Quindi aggiungiamo al mio bagaglio qualcosa in più di molto importante. Mamma mia, Carlo è una garanzia, proprio un nome, una garanzia, è una colonna portante della Juno e una colonna importante e portante per noi. Lui sa fare sempre una televisione garbata, pulita, una televisione ben fatta e quindi viene ripagato per la sua bravura anche dal consenso della gente che lo segue sempre e che ovviamente condivide con lui uno stile anche di vita bello, no? Pulito, quindi è bello condividere con lui anche lo stato d'animo di un inizio di programma che si sente nell'aria e già fatto di tanti elementi, no? Di tanta passione, di tanto lavoro dietro, di tanto entusiasmo. Amici della Voce dello Spettacolo, dovete stare sempre insieme a noi a Tale Quale Show, mi raccomando, ci tengo, perché siamo noi quelli della Voce dello Spettacolo, non altre trasmissioni che non voglio fare nome, però dai, non li facciamo i nomi? Li facciamo tutti? Meglio di no. Li facciamo dopo la prima, così intanto abbiamo debuttato. E viva Carlo Conti! Amici della Voce dello Spettacolo, per tutti i venerdì da qui a dicembre con Tale e Quale Show e tantissimi personaggi, ne vedrete veramente veramente delle belle quest'anno, perché veramente, non lo dico per circostanza, ma sono veramente forti i concorrenti quest'anno, quindi sarà una bella sfida. E allora lasciamo a Laura Freddi il compito di chiudere questo servizio dando l'appuntamento ai telespettatori a Tale e Quale Show da venerdì 11 settembre. Certo, ci vediamo venerdì 11 settembre su Rai 1 con Tale e Quale Show. Vi aspettiamo. E allora ce lo fa un saluto agli amici della Voce dello Spettacolo, alla Raffaella Carrà. Ma certo, sei proprio carinissimo, io auguro a Tale e Quale Show un grande successo come quello degli scorsi anni e grazie al pubblico di seguirci sempre con affetto ricambiatissimo da noi. Ciao, vi voglio bene. Viva Tale Quale Show!